Sicuramente la prima cosa è un abbraccio virtuale, perché non è possibile farlo in modo materiale a tutti voi, nel segno del desiderio dell'incontro, perché veramente non è possibile vivere questa nostra dimensione della fede in quello che vogliamo definire il verbo umanato, l'incarnazione, senza la dimensione dell'incontro, dell'accoglienza e soprattutto riscoprendo, mi aggancio a quanto detto, di quel maestro spirituale di alto volo che era Paolo VI, San Paolo VI, che richiamava la necessità di tornare a pensare, la chiamava la fatica del pensare. E posso dire sicuramente che risalendo nel tempo, ancora prima di quanto la Costituzione avesse potuto definire come centrale, l'articolo 2 è decisivo, beh, la parola persona, il suo significato, che oggi noi percepiamo come struttura portante dell'ordinamento civile, ha una radice teologica, perché sia la parola greca prosopo che quella vicina a noi degli etruschi fersu, indica la dimensione esteriore, l'apparire, invece proprio quando l'incarnazione, la nascita del verbo che si fa uomo, nasce la parola persona perché va a definire la persona in quanto relazione, nasce dalla teologia trinitaria dei primi due secoli. E quindi noi abbiamo il virus, il DNA della relazione. E non possiamo non viverla aprendo le braccia su tutto ciò che ci circonda, in una dimensione integrale della vita che riguarda l'ambiente, riguarda l'economia, ma soprattutto riguarda l'uomo in tutte le sue sfaccettature. Mi sto appellando a tutti nel chiedere aiuto a ritessere la trama relazionale. Veniamo fuori da un'esperienza lacerante, da situazioni che hanno reso frammentare la nostra vita. Molti sono caduti nell'insicurezza, nel disorientamento, nell'ansia, addirittura nella paura, nella paura del contatto. Abbiamo dovuto accettare il gioco forza per motivi sanitari, giustamente, la distanza. Ma la distanza non è mai allontanamento dall'altro. Ecco perché la luce di cui dobbiamo percepire la potenza, la forza, innanzitutto riscoprire dentro di noi la dimensione relazionale. Non possiamo vivere senza gli altri. E la persona si definisce proprio auspicio di felicità, essere felici, in sé, con e per gli altri. Un grande autore della filosofia personalistica, Ulrich, caratterizza proprio questa dimensione della persona, mutuando anche lui dalla dimensione trinitaria, il concetto di relazione, per cui vogliamo farci un bel Natale, ritroviamo l'amicizia sociale, ritroviamo la voglia di incontrarci, ritroviamo la voglia di condividere. Ecco, io chiedo a tutti, lo chiedo a me, lo chiedo a tutti voi, ribaltiamo il paradigma del possesso con quello della condivisione. Riportiamo al centro della nostra vita la condivisione. E ci accorgiamo che anche quando andiamo a condividere i limiti, le fragilità, sono facce che ho incontrato da poco, per grazia di Dio sempre facce sorridenti. Lui è statuario, ma sorride. E vedere come lì c'è l'opportunità di brillare e brilliamo nel momento in cui condividiamo, non il limite, ma l'umanità che ci sta vicino. Ecco, ritorniamo a umanizzare la vita in quel verbo umanato che fra poco andiamo a celebrare e rendiamoci conto che la nostra umanità ha bisogno del ritrovare il saper stare insieme, del fidarci l'uno dell'altro e che non siano parole vuote, vi prego. Può costare la relazione,
sicuramente pensa alla relazione, in alcuni momenti richiede sacrifici, ma quando vediamo accendersi negli occhi dell'altro la luce della relazione, dell'essere accolto, dell'essere compreso, dell'essere ascoltato, allora all'improvviso possiamo parlare della luce del Natale. Per cui è un grande appello anche nel ritrovare nel centro di studi la voglia di approfondire questa tematica che è costitutiva della trama sociale che dobbiamo andare a ritessere, e in questi luoghi ognuno è importante. Dicevo ai sacerdoti qualche giorno fa, perché il discorso non è diverso, nessuno può dire, citando Crisostomo, nessuno può dire non sono fatti miei, perché è sempre fatto mio il bisogno dell'altro e l'altro bisogno della nostra vicinanza. E il mio augurio di Buon Natale è l'impegno che questo centro studi possa portare avanti sempre più la dinamica personale, relazionale e sociale, e l'impegno di saper trovare ogni occasione per poter ritrovare il gusto umano del condividere la nostra semplice umanità. Un bacione ai tuoi ragazzi lì, mi raccomando. Grazie infinite, buon Natale.